Ciao ragazzi, io sono Ian e oggi volevo chiedervi una cosa, un consiglio puramente estetico. Allora, sul mio canale di Twitch, non so se molti lo sanno, ma c'è la possibilità per l'appunto di mettere delle emoticons, delle tipo di immaginette che la gente nel canale può spammare nel caso siano degli abbonati. Allora, ora lo so che molti di voi non importa un cazzo il canale Twitch, eccetera, 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 però è un puro giudizio estetico che vi chiedo, non vi sto dicendo di seguirmi, eccetera. Vi sto solo chiedendo un giudizio estetico. Allora, queste emotes, queste immagini, dovrebbero in teoria rispecchiare il canale che le ospita. Cosa vuol dire? Se io vado in uno streaming di Fortnite, per esempio, su un canale che si occupa principalmente di Fortnite, cosa dovrei aspettarmi dall'emote di un canale di Fortnite? Dovrei aspettarmi delle cose correlate al gioco o delle cose correlate alla personalità, per l'appunto, di chi streama. E io ho fatto un sondaggio tempo addietro in cui chiedevo se per l'appunto le emoticon attuali del mio canale piacevano, e sinceramente non piacciono nemmeno a me, e questo è un problema, perché se non piacciono a me come potrebbero piacere a voi? Infatti molti dicono che io non ho una personalità del canale. Cosa vuol dire? Che per esempio Paolo Cannone, cosa pensi appena senti Paolo Cannone? 22, per esempio. Io non ho una cosa del genere, ok? Io non ho una cosa del genere. È una cosa che ancora non ho. Quindi quello che chiedo a voi è un consiglio su cosa potrebbe rappresentare. C'è qualcosa che potrebbe rappresentarmi? Per esempio qualcosa che tu entri nel canale e dici: azza, ora la spammo, perché è una cosa che lo rappresenta, è una cosa che fa capire che comunque sono io. Ora, è un po' strano, complicato questo ragionamento. Comunque, quello che volevo chiedervi: secondo voi c'è qualcosa, qualche frase, qualche immagine che mi rappresenta? Nel senso, molti mi hanno detto che io dico sempre unlucky, per esempio, ok? Molti mi hanno detto che io dico perennemente unlucky, 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 eccetera, eccetera. Oppure altre cose che ora per esempio non mi vengono in mente. Quindi quello che vi chiedo: secondo voi che cos'è? C'è qualcosa che mi rappresenta? C'è qualcosa che ci pensate e pensate a me? Questa è per l'appunto una domanda che volevo farvi. Ora io vi faccio per l'appunto vedere le emoticon del mio attuale canale. Allora, queste qua sono le emoticon che ho. Vedete, qua ce n'è una di Zed incazzato, qua ce n'è una di me con metà faccia di Zed, qua ce n'è un po' una di me dove faccio facce strane, ma queste qua non le usa mai nessuno, infatti fanno cagare anche a me. Poi c'è questa qua, un'altra di Zed, pure questa è un po' bruttina. E poi c'è queste qua del laser di Xerath, che le ho messe perché quel periodo le usavo, ma ora non lo uso più. Quindi capite il concetto, deve essere qualcosa che mi deve rappresentare sempre, non che io cambi idea e non lo gioco più. Cioè, avete capito? Sapete qual è l'unica che rimane? L'ambulanza, perché da me passano sempre le ambulanze. E quindi da me passano sempre le ambulanze, e quindi è una cosa abbastanza ricorrente, e questa viene per l'appunto usata abbastanza. Allora, io di slot per l'emoticon, visto che al momento ho 222 sub, ne ho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Io ho 14 slot per l'emoticon. Vorrei eliminare tutte queste perché, ripeto, non le usa quasi mai nessuno, e quindi è abbastanza inutile tenere delle cose che nessuno usa. Poi ce ne sono anche due aggiuntive per i sub, che da 25 e da 10, ma quelle diciamo che si può anche decidere più avanti, non è proprio immediato. Non è proprio immediato cioè pensare a quelle lì. Per ora mi preme un attimo, che non c'è la webcam. Ups. Per ora mi preme, ok, per ora mi preme sistemare per l'appunto quelle principali, perché per gli abbonati del mio canale non è, cioè, mi sta un po' sul cazzo il fatto che non abbiano cose da spammare. Non è che mi sto sul cazzo perché non le usano, perché giustamente sono brutte. Cioè, non me lo sto prendendo con loro, ma la prendo con me, che non riesco a trovare qualcosa di bello da mettere. Quindi, per quello sto chiedendo a voi, che per assurdo mi conoscete conoscete me più di me stesso. Quindi, sto proprio per chiedere a voi cosa secondo voi mi rappresenta. Cioè, se c'è qualcosa che per l'appunto può rappresentarmi. Ora, qua sono tutte immagini, ma possono essere anche scritte. In teoria sarebbero meglio delle immagini, però molti streamer usano delle scritte, tipo, che ne so, una scritta, un scritto unlucky, o che cazzo ne so io, qualunque altra cosa. Poi, un'altra cosa, sto anche cercando qualcuno che sia
un pelo bravino con Photoshop, perché queste immagini vanno fatte da zero, vanno proprio create da zero, quindi su Photoshop va fatta un'immagine, oppure disegnata, non lo so. Questa qua, per esempio, di Zed me l'ha creata una ragazza che me l'ha disegnata a mano e poi messa su Photoshop. Quindi, se c'è qualcuno, ovviamente, se c'è qualcuno di competente lo pago, assolutamente. Se c'è qualcuno di competente lo pago anche. Però se c'è qualcuno che vuole farlo amatorialmente così, che non è che abbia tutte queste competenze, ma di sicuro le ha più di me, fatemelo sapere. Comunque qualcosina vorrei darvi, perché di solito chi lavora per me, io lo pago sempre. Comunque, magari questa è anche una cosa che vi potrebbe invogliare ad aiutarmi. Quindi, oltre a cercare un consiglio per l'appunto per queste emoticon, che dovrete scrivermi nei commenti, sto cercando anche qualcuno che me le realizzi. Qui, allora, ora vi do le statistiche, i dati tecnici per realizzarle. Sono, per ogni emoticon sono 3 file con una grandezza diversa. In PNG, una è 28x28, massimo 25 kilobyte. L'altra è sempre PNG, 56x56. Qua non si legge molto perché è in sfondo bianco. Dal peso massimo sempre di 25. E la terza che... Ops, scusate. La terza, che è quella più grande, deve essere di formato 112x112, sempre massimo 25. Allora, quello che il mio dubbio è che a volte queste cose si rimpicciscono così tanto che si perde di qualità. Quindi io non so se qua c'è qualche grafico bravo che mi segue, o comunque ne capisce di grafica. Rimpicciolendo l'immagine per forza andrà persa di qualità. E io non so se c'è un trucco per farle risultare belle, perché alcuni streamer ce l'hanno, hanno le emoticon bellissime, super in qualità, e io non riesco a farle, quindi non lo so, sarò stupido io. Quindi non lo so, sto cercando per l'appunto qualcuno che mi aiuti con queste emoticon, e anche qualcuno che, cioè tutti quanti voi, sperando che mi aiuterete con consigliandomi qualche emoticon. Questa cosa non dico che devo farla immediatamente, cioè in effetti un po' di fretta ce l'ho, perché vorrei rivoluzionare la grafica del mio canale. Se c'è qualcuno davvero di competente che sa disegnare e che riesce a crearmi uno stile mio con, non so, tutte le emoticon fatte in quello stile che magari cambiano, ora non so bene come spiegarlo. Ovviamente se c'è qualcuno di competente io lo pago, assolutamente sì, perché voglio una cosa fatta bene. Quindi, se siete artisti e volete mettervi in gioco, volete guadagnare qualcosina, ci mettiamo d'accordo, mi scrivete in privato, in pagina Facebook, su Instagram, su YouTube, dove cazzo vi pare, e anche nei commenti, ditemi, e invece a voi, mio pubblico, mio bellissimo pubblico, se pensate che ci sia qualcosa di canonico che mi rappresenti, fatemelo sapere nei commenti e io ve ne sarò eternamente grato. Anche se non avete mai visto una live su Twitch, comunque io sono io anche su YouTube, anche se faccio un format diverso. Quindi se pensate che ci sia qualcosa che mi rappresenti, qualche frase che ho ripetuto, che ripeto molto spesso, qualche atteggiamento che ho, fatemelo sapere e aiutatemi. Vi ringrazio molto molto molto. Ora rimettiamo la schermatina qui. Ok, e niente, ci vedremo ai prossimi video, ai prossimi streaming.